grazie. Qualcuno di voi ha un fiammifero? Grazie. Grazie. Che cosa avete da guardare? Non avete mai visto il primo ministro che prende la metropolitana? Come si chiama? Oliver Wilson, signore. E che lavoro fa, signor Wilson? Muratore, signore. Ah, muratore. Presto avremo un gran bisogno di muratori, perché gli affari miglioreranno di molto. Il progresso! Quanto ha? 5 mesi, signore. Le somiglia. Signora, tutti i neonati somigliano a me. Come si chiama lei? Sono la signora Jessie Sutton. Ah, signora Sutton, è stato un piacere. Abigail. Abigail Walker. Marcus Peters. Marcus Peters. Agnes Dillon. Agnes. Morris Baker. Signor Baker. Alice Simpson. Alice Simpson. Signora Margaret Jerome. Oh, una Jerome. Mia madre era una Jerome. Io credo che siamo parenti stretti noi. Prego, signori. Sedetevi tutti. Grazie, signor Baker. Allora, come andiamo? Come reggete a questo periodo? Il morale è alto? Sì. 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 È quello che ci vuole. Ne avremo un gran bisogno. Vi vorrei chiedere un parere su un argomento che da tanto mi stavo opprimendo. Forse proprio voi potete darmi una risposta. Voi, il popolo britannico, qual è il vostro stato d'animo? Vi sentite... siete fiduciosi? E se lo siete, sì. Quanto lo siete? Molto. Qualcuno dice che è una causa persa. Le cause perse sono le uniche per cui vale la pena di battersi. Giustissimo. Già, ora permettete che vi chieda questo. Se dovesse accadere il peggio e il nostro nemico dovesse fare la sua comparsa sulle strade qui sopra, che bisogna fare? Combattere i fascisti. Combatterli con tutto quello che trovi. Anche coi manici di scopa, strada per strada. Non prenderanno mai Piccadilly. Non prenderanno mai Piccadilly, sicuro. Ma se invece io adesso vi dicessi che noi potremmo, se lo chiedessimo con gentilezza, ottenere delle condizioni molto favorevoli dal signor Hitler, stipulando con lui un accordo di pace fin da ora, quale sarebbe la vostra risposta? Mai! 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 Quindi tu non ti arrenderai mai? No, mai! Poi prese la parola il valoroso Orazio. Della porta custode. Per ogni uomo su questa terra la morte arriva presto o tardi. E come può meglio morire un uomo se non affrontando alti rischi? Per le ceneri dei suoi padri e di templi dei suoi dei. Sì. Sta piangendo.
Sì, è così. Piagnucolo un po' troppo. Dovrete farci l'abitudine. Che filmata è questa? È Westminster, signore. Westminster è la mia fermata.